Bene a tutti ragazzi e ben ritrovati nel canale Play Channel. It ragazzi, oggi sono qua con un nuovo video, oggi sono qua con un video su una nuova mappa. Perché c'è stato un piccolo problema ragazzi. Allora, avendo scaricato una nuova versione di Minecraft Pocket Edition, il mio gestore file ha deciso di disinstallarmi tutto ciò che ho creato nei mondi, quindi anche Minecraft Ita, molto bello, ma per quello non c'è nessun problema ragazzi, perché comunque comincerò a fare una serie anche su PC su questo, quindi quello là è il meno, ma mi ha anche tolto l'altra mappa che stavo facendo, la mappa che sto facendo con voi, la Skyden. Però ragazzi, io oggi sono qua per una notizia straordinaria, che sarà quella delle CTM. Le CTM sono delle mappe adventure o survival, molto probabilmente adventure, mettiamola così, dove dovrete, dove si devono fare degli achievement e trovare la lana. La lana sarebbe come degli oggetti sparsi nella mappa dei dungeon, e voi dovete riportarli a un monumento dove dovete piazzarli. Questa video, questa tipologia di video, questa playlist dovrebbe durare abbastanza, perché comunque la mappa la andiamo ad, possiamo dire, esplorarla adesso insieme per la prima volta, non l'ho ancora toccata, ho solo letto qualche recensione sulla wiki. E prima di cominciare ragazzi, oggi io ho cominciato anche con le sponsorizzazioni su social, quindi ragazzi andate subito sulla mia pagina Facebook per vedere il canale che ho sponsorizzato, che è veramente un canale strepitoso per quanto riguarda il gaming. E ragazzi, per chi è interessato a essere sponsorizzato, basta che vada nel mio precedente video sponsorizzazione social, ok, con i punti esclamativi, e vi guardate un pochino che dovete avere dei requisiti. Quindi ragazzi, andate a vedere la mia pagina anche per essere aggiornati sui video che farò, e vi avverto subito se volete, se volete mettere qualche like. Allora ragazzi, entriamo, giochiamo. Però prima di entrare andiamo su impostazioni e andiamo nella grafica, perché se no mi si, possiamo dire, va a puttana per quanto riguarda il frame rate, e cominciamo la nostra bellissima esperienza su Fallen Earth, la terra cadente, mettiamola così. Ok, entriamo subito dentro ed cominciamo a esplorare. Non ho cercato di guardare il meno possibile, così per fare tutto insieme a voi. Quindi la prima CTM messa su Minecraft Pocket Edition, fatta da me e i miei stupendi iscritti, ragazzi. Stupendi inteso perché siete veramente partecipi a ogni video. Vedo che ci sono molti commenti, molte visualizzazioni. Comunque, cominciamo ad esplorare questa mappa. Vediamo dove c'è un cartellone. Ok, Fallen Earth, Atheo, ok. Allora, nell'anno 1305 gli extraterrestri scusatemi, nel 1350 life has been, la vita extraterrestre è stata fatta, e hanno anche scoperto The Last of Human into Caverns and Last Resort Survival is Key. Human Subsurface Aliens are not living around like this. You are only wise. Ok, diciamo che c'è stata la scoperta della vita extraterrestre interstellare. Sono tutti morti per una catastrofe, e siamo l'unico sfigato a essere sopravvissuto. Che dobbiamo anche un attacco nucleare. Wow. In the final moment, hideaway in the ok, alla fine ci dice che questa qua è una base super segreta, che noi siamo gli unici sopravvissuti, dobbiamo prendere determinate cose per finire questa mappa. How to play in back. Ok, questo cos'è, questa cosa cos'è, niente. Ok ragazzi, prima di perderci in cianci, cerchiamo qua di prendere qualche semino, perché la cosa importante, perché comunque questa qua penso che sarà il nostro monumento sarebbe dove si mettono le lame. Ok, Crystal Caverns, qua sarà un nostro, posso dire, accampamento. Come potete vedere, anche molto ben fatto, come potete vedere, molto luminoso. Comunque, andiamo qua dentro, qua del cristallo, il cristallo. Allora, cave, okay, you will encounter like the one. Ok, boh, qua ragazzi
Per quanto riguarda queste cose qua, non so se ve le devo leggere tutte perché comunque dovrò tradurle, ma comunque se nel prossimo video mi dite play, cerca di tradurle, io farò per voi. Ok, qua alla fine ci dice di stare attento, incontrerai determinate persone che vorranno ucciderti, stuprarti e buona fortuna. Ok, là incontriamo già il primo bastardo, che sarà il nostro bastardo scheletro. E vediamo qua prima, forse è meglio che troviamo qualche materiale e ci possiamo depotenziamo prima facendo qualche arma. Ok ragazzi, prendo anche un pochino di tempo per dirvi che sta uscendo la versione build 8, dove sarà l'ultima build, dove metteranno un casino di cose nuove. Dovrebbe essere anche la versione, possiamo dire, originale di Minecraft, dove metteranno anche la possibilità di cambiare le texture, che è veramente una cosa stupenda. Comunque, andiamo qua su questo albero, che è l'albero della vita, l'albero dell'Eden. No, scherzo, vabbè. E cerchiamo di raccattare qualche pezzo di legno per farci un po' di armi. Ragazzi, anche nei commenti ditemi se volete che modifichi un pochino i miei video, inteso un po' per quanto riguarda l'editing, perché io adesso, dato che sto registrando con il tablet, l'editing è molto scarso. Vorrò fare anche un video a proposito di questo per farvi capire quanto siamo sfigati noi YouTubers che hanno un canale fondato su basi, su Android, cioè sul cellulare, perché gli editing sono molto bastardi, perché costano tantissimo e hanno pochissime cose interne, quindi non le vale neanche la pena scaricarli, tranne due che vorrò recensirvi perché sono veramente stupendi e meritano una recensione fatta da me, anche se per quanto sono un nabbo, ma cerco di farlo per voi, ragazzi. Intanto qua vediamo che abbiamo anche una base. Vediamo qua. Cosa c'è? Ah, qua è la nostra base, dove, come vedete, ci sono dei nomi e dei letti. Comunque, ragazzi, dato che adesso ci siamo fatti le nostre bellissime armi. Bellissime armi, due spade in legno. Mettiamo via tutti i materiali, perché i materiali sono molto importanti in queste mappe, perché è una survival, mettiamo adventure, ragazzi, non è proprio survival, è un adventure. Ci serviranno i materiali per non perderli. Ok, finalmente possiamo andare all'attacco per uccidere il nostro primo mai capitato, più che altro bastardo che voleva ucciderci, e vediamo di fargli il culo noi, se riusciamo a trovarlo. Però qua abbiamo trovato della lana, della lava, e qua, come vedete, ci sono solo cespugli, e ho trovato anche un po' di carbone. Il carbone è molto importante, e se mi faccio esplodere, grazie, bellissimo, grazie zombie, no, creeper, scusatemi, ho qualche problema nel memorizzare i nomi. E qua abbiamo degli arcieri, almeno gli arcieri speriamo di riuscirli a ammazzare prima che ci ammazzino loro, se riesco. Però uno, un colpo, due, poi tre. Oh, sono fatti di acciaio, sono fatti d'acciaio questi zombie. Ok, ottimo. La carne marcia, ragazzi, è meglio non mangiarla perché vi avvelenerà, come saprete già. Però la cosa brutta è che in Minecraft Pocket Edition il veleno è buggato, per il semplice motivo che non ci sarà la barra della fame e vi calerà la barra della vita, fino ad arrivare a neanche un cuore e poi morirete in maniera atroce. Ok, qua ci siamo presi anche un pochino di polvere da sparo. Ok, no, qua ci stiamo perdendo nei meandri della mappa, e ci sono anche delle cose da leggere. Will bring you rich mineral and more. Qua ci sta dicendo che ci stiamo avvicinando alla nostra caverna di cristalli, di minerali, che ci porterà a essere ricchi. Molto bello. Che però sarà difficile. Tunnels like this are not tunnels between one cavern to other somewhere safe or not. Ok, qua si dice che queste anche aree connetteranno più aree del gioco, queste cave, che sono sia, possiamo dire, safe, che vuol dire protette, e certe anche no. Quindi andate a vostro rischio e pericolo, ragazzi, quindi datemi anche un po' di supporto morale per queste bellissime mappe. Intanto qua vogliamo vedere che c'è tantissimo carbone. Il carbone ci interesserà per cucinare la carne, se troveremo.
Ok, prima però di legge dobbiamo uccidere malintenzionati che vorranno ucciderci a nostra volta, a vostra, a loro volta. Intanto qua mi ha colpito, mi sa, un creeper che mi ha fatto molto male. No, ok. Sono messo molto male, però sono arrivato a un punto dove ci sono un monumento. No, no, ci sono degli spawn. Gli spawn non mi piacciono. Gli spawn non mi piacciono. Però abbiamo trovato delle rails. Rails che ci porteranno a niente. Ottimo. Abbiamo trovato anche delle zucche e del cibo, ragazzi. Mi serve l'anguria. Portiamo a casa l'anguria. Si chiamerà questo video. Perché l'anguria, ragazzi, è importante perché possiamo anche prenderci dei semi, che i semi a loro volta possiamo piantare per farci le nostre belle piantagioni, però piantagioni di cose naturali e non illegali, ragazzi, non fumate che vi fa male e poi siete deficienti. Ok, ragazzi, no, seriamente non fumate. Comunque, cominciamo qua a vedere un pochino il posto, ad esplorare, a fare un pochino i camper e vedere se c'è qualche cosa che potrebbe interessarci. Qua c'è un ragno che se mi tocca muoio, quindi meglio che se muore prima lui, grazie. Mi ha anche droppato dei filamenti per farmi un arco. L'arco è molto importante per gli attacchi a distanza, non sapete. Ok, mi sembra di essere proprio un maestro di Minecraft, non scherzo. Vabbè, ho molto ancora da imparare, però comunque qualche cosa, qualche base ce le ho. Ok, qua intanto stiamo cercando di prendere qualche materiale perché ho intenzione di farmi un piccone per poi farmi un'arma un po' più potente. Ok, ragazzi, mi sa che qua dovremo accamparci per qualche momento, per il semplice motivo che io non ho più vita, e la vita è importante. Ok, cerchiamo di fare una working bench, che sarebbe la, possiamo dire, tavolo da lavoro, o anche così chiamata crafting table. Importantissima in Minecraft, e cerchiamo di farci un piccone in pietra e andiamo un pochino ad prendere. Là c'è un ragno che si sta avvicinando in maniera molto bella. Ok, cerchiamo di aprire qua un pochino i passaggi ed prenderci un po' di pietra. L'unica cosa è che io sono veramente messo male con la vita, perché la vita se non c'è, non si può andare avanti. Intanto qua c'ho la carne marcia, solo cosa da mangiare, cosa brutta. Là abbiamo anche delle canne da zucchero che dovrei andare a prendere per perché sennò posso farmi le coltivazioni a casa, però sto molto vicino anche ai mob che sono anche là sopra. Cerchiamo di farci un piccolo non ponte, ma una vedetta, perché mi sa che possiamo trovare un pochino di vita più in alto, perché qua sono proprio nei meandri della terra dove è solo l'inferno. Qua ci sono solo cose brutte, molto brutte, che non vorrei, possiamo dire, non voglio che mi attacchino e muoio in maniera brutta, perché preferirei vivere ancora un pochino e non morire nel primo episodio. Allora, ragazzi, cerchiamo di aprirci un varco tra la roccia. E devo dire, ragazzi, che comunque la CTM su Minecraft Pocket Edition la sto aspettando da molto. L'unico problema è che per fare le CTM si possono anche, possiamo dire, prendere dal PC, ma si deve renderizzare tutta la mappa, perché comunque le texture 120x120 su Minecraft Pocket Edition, quindi la versione Android, non ci stanno perché lagherebbe soltanto il minimo blocco per quanto riguarda i dispositivi deboli. Il mio devo dire che è un dispositivo abbastanza buono, comunque ha 2 giga di RAM, ma comunque ha anche la sua annata, quindi non posso più dire ho un tablet figo, ho un tablet da registrare. Per questo ho avuto anche dei problemi e adesso devo cambiarlo con un computer, perché ho preferito prendermi un computer che sprecare soldi per un tablet, che ce l'ho già. Ok, ragazzi, cerchiamo un pochino di salire per vedere cosa ci aspetta su, se è meglio restare giù o rimanere giù. Qua proviamo a togliere le piante e cerchiamo di andare su. Ta 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 ta. Vediamo se ci conviene stare giù o stare su. Tanto qua siamo ad altezza sopravvivenza? No. Tanto guarda che bella vista, tipo di tramonto dentro la caverna, perché il tramonto dentro la caverna è una cosa molto normale da vedere.
E vediamo che qua c'è solo morte, morte apparente, morte molto brutta. Ok, però cerchiamo di farci un ponte qua. Ok, cerchiamo di salire, di non cadere, di non farci figurini di schifo. Prendiamo un pochino il nostro piccone, il piccone fatto a mano. Ok, tac. Allora, ragazzuoli, mi sa che tra poco smetterò di registrare e cercherò di ritornare alla nostra base. E comunque, ragazzi, questa qua sarà una mappa che vorrò anche andare avanti in off camera. In off camera ovviamente non vado a prendere le lane, ma cercherò un pochino di migliorare la nostra base, inteso di migliorare le coltivazioni e di migliorare anche un pochino l'estetica, perché comunque, ragazzi, io sono uno di quei giocatori di Minecraft che, se il mio mondo non ha un aspetto bello, inteso ordinato, per quanto io nella vita reale non sono per niente ordinato, io su Minecraft sono veramente un po' pignolo, perché no, quello deve essere là, quello deve essere da quell'altra parte, lo so, però un po' di lavoro messo bene porta anche a buoni frutti, così dopo anche nelle ceste sono messe belle in ordine, quindi so dove mettere il cibo e dove mettere le armi. Tanto questa parte qua mi piace veramente, che sarebbe il bioma del canyon, che è fatto anche veramente bene, come potete vedere, e qua sicuramente ci sarà qualcosa. Guardate, ragazzi, neanche finito di dire, prima di finire questo episodio, dato che io sono molto curioso, voglio esplorare e forse anche trovare la morte, andiamo ad esplorare questo posto che mi ispira veramente la morte. Però io voglio andare a vedere perché mi ispira. Forse dovevamo anche costruirci una cesta, ma come dice un mio YouTubers, fotte sega. Ok, qua c'è proprio la morte, mi sa, in questo dungeon. Spero che riusciate a vedere qualcosa. Ok, ragazzi, sento rumori di mobs, ma ho trovato una cosa molto importante, cioè il ferro. Il ferro è importante per farmi le armi di ferro. E ho trovato anche il lapislazzoli, che però non sono per niente importanti, ma per decorare sono anche veramente belli. Qua intanto non c'è niente, tranne che la morte. Ci ho trovato anche l'oro, ragazzi, quindi ok, sono a un'uscita, ragazzi. Cerchiamo di tornare forse nella nostra base. Ditemi, ragazzi, nei commenti se vi va bene anche come faccio le map, come faccio i video, perché molto probabilmente a tante persone potranno dire che io faccio schifo a registrare, a tante persone potrà andare bene. Speriamo che vada bene. Dai, ottimo, ragazzi. Abbiamo trovato un mob spawner, abbiamo trovato dei diamanti, ragazzi, che potremo portare finalmente alla nostra base. E abbiamo trovato anche altri diamanti e un arco, ragazzi. Abbiamo trovato anche molte cose, ragazzi. Quindi possiamo dire che anche è stata una puntata fortunata. E vi chiedo di mettere anche un like per la mia proagine. Scherzo, ragazzi, non pensate neanche, perché lo so di non essere pro. Prendiamo anche questo po' di carbone e poi mi congederò da voi, perché se no dopo vi rompo un pochino troppo i maroni. Ok, vediamo qua se c'è qualcos'altro da esplorare. No, meglio tornare indietro. Ok, ragazzi, mi congedo proprio qua da voi. Vi chiedo di mettere di nuovo un mi piace, un commento, di iscrivervi al mio canale. Se non siete ancora iscritti, andate a vedere il mio precedente video per avere una sprone in più. Quindi da qua è tutto, ragazzi. Mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi al mio canale e ci si vede in un prossimo video. Bella, ragazzi, mi sa che ho detto anche due volte la stessa identica cosa. Ciao e statemi bene.